Il Monte Amiata è una cima staccata dalla dorsale appenninica e si trova nella Toscana meridionale, tra le province di Siena e Grosseto. La montagna, di 1738 metri sul livello del mare, è un vulcano spento, caratterizzato da sorgenti di acqua calda, zolfo e rocce laviche. In inverno, lungo le sue pendici, 8 impianti di risalita servono 12 piste, in parte con innevamento programmato per la pratica dello sci alpino e dello snowboard. Per gli amanti dello sci di fondo, in località marsigliana, sono disponibili 3 anelli di varia difficoltà. Lungo i sentieri innevati sono possibili escursioni con le racchette da neve. Nelle altre stagioni, i sentieri che percorrono i boschi della montagna consentono la pratica dell'escursionismo, del Nordic Walking, della corsa in montagna e della mountain bike. Durante l'estate e anche la primavera abbiamo dei sentieri meravigliosi che possono essere percorsi a piedi, trekking, Nordic Walking, possono essere praticati in bicicletta, mountain bike. Ultimamente sta andando molto la e-bike, che permette anche a neofiti, a persone non allenate, di praticare, di vivere la nostra montagna utilizzando il motore elettrico. È possibile noleggiarlo in diversi punti di tutti i paesi del Monte Amiata. E poi molto molto importante è il free ride, del quale abbiamo anche un bike park che si trova in località Macinaie, e poi i vari sentieri che arrivano fino ai paesi a valle. Le miniere, con il lavoro estrattivo, erano la ricchezza di queste zone. Oggi è il turismo la fonte di reddito più importante. Oggi l'economia ovviamente sta vivendo molto di turismo, perché post miniera chiaramente si è riconvertita la nostra montagna e ha dato i suoi frutti, diciamo, non solo nell'enogastronomia, ma anche appunto nei sentieri che vengono praticati con le varie discipline, ma anche nei musei come quello minerario, che ricorda appunto la storia della miniera, che si trova sia ad Abbadia San Salvatore, che nella miniera del Siele di Piancastagnaio, che nel museo che si trova a Santa Fiora. Abbiamo insomma una ricchezza enorme dal punto di vista culturale, paesaggistico, e quindi sicuramente un pezzo importante della nostra economia è il turismo. Alle pendici del Monte Amiata, la Val d'Orcia nella provincia di Siena, Saturnia e la zona del Morellino nella provincia di Grosseto hanno fatto sì che questo territorio sia conosciuto in tutto il mondo. La Amiata ha bisogno di essere conosciuta. Stiamo lavorando per quello, e quando saremo ben conosciuti, chi viene qua, stanno già venendo gruppi di olandesi abbastanza importanti, tedeschi, ma diciamo rimangono sempre molto affascinati, quindi tutti coloro che praticano uno sport non necessariamente agonistico, anzi molto spesso la semplice vita all'aria aperta, apprezzano molto il nostro paese. Quindi credo che il futuro sarà di una crescita molto importante del turismo straniero. Abbadia San Salvatore, grazie a una capacità ricettiva importante e alle strutture sportive del comune, in estate diventa un centro per la pratica di molti sport. Abbadia San Salvatore, sicuramente grazie al numero di posti letto, è il punto di riferimento. In generale, in questo momento l'Amiata tutta sta diventando un grande contenitore di ritiri sportivi di vario tipo. Abbiamo sicuramente il calcio, l'atletica, e per questo stiamo lavorando al rifacimento completo della pista di atletica nel territorio di Abbadia San Salvatore. Ultimamente volley, basket, scherma, hockey su pista, cioè un po' tutti gli sport, grazie al fatto che abbiamo una piscina, abbiamo vari impianti sportivi, dei palazzetti in tutta quanta l'Amiata, stanno scegliendo il nostro territorio come punto di riferimento per i ritiri, grazie al clima, grazie all'altura, grazie a tantissimi aspetti che lo fanno diventare un fiore all'occhiello. La Toscana, la FIDAL per esempio di atletica, farà un protocollo d'intesa con il nostro territorio per farlo diventare centro d'allenamento federale.
La montagna, del resto, è una palestra all'aria aperta per tante attività sportive outdoor.